Lei è tornata a Kirkuk per seguire l'azienda? No, non sono tornata qui per questo. Sono un dottore, sono qui per vedere un amico, un collega. Un amico? I fiori di Kirkuk, di Fariborz Kamkari, infrangono la regola del silenzio, realizzando una pellicola di denuncia che fotografa gli orrori del regime iracheno e la sistematica pulizia etnica operata negli anni 80 e 90 a danni dei curdi. Nel far ciò sceglie la via più facile, ponendo al centro della vicenda un'impossibile storia d'amore shakespeariana e creando un personaggio coraggioso e accattivante in cui il pubblico si possa identificare. La bella attrice franco-marocchina Moriana Lawi è chiamata a interpretare la dottoressa irachena che sceglie di sposare la causa curda per amore, tradendo la propria famiglia e il proprio governo. A contendersi il cuore di Naila saranno l'affascinante collega curdo Sherko e il giovane ufficiale iracheno Mokhtar, il cui sentimento non è però corrisposto. Fariborz Kamkari costruisce il suo melodramma bellico usando un ritmo spedito, avvincente, piacevole, ma fin troppo facile. Dietro il nobile scopo di Kamkari di voler aprire gli occhi agli spettatori su una tragedia troppo a lungo taciuta, il vero intento della pellicola sembra essere quello di intrattenere il pubblico, mescolando realtà e finzione, tragedia e sentimento. Per riequilibrare il sentimentalismo, la parte iniziale e conclusiva della pellicola vengono composte utilizzando materiale di repertorio e ricostruzioni fittizie dei documenti dell'epoca, girate appositamente. Un tocco documentaristico che sortisce solo in parte l'effetto voluto. Non si può combattere contro il destino.